ce l'hanno menata per anni con l'Europa che garantiva la pace e vediamo come sta garantendo la pace, eccetera, eccetera, eccetera. Seconda cosa, è giusto stare in campo, però si sta in campo anche senza andare a spartirsi le seggioline con questi cialtroni che stanno governando adesso l'Europa, eh? Non è che esci dal campo, ci stai nel campo, perché è vero che la politica è... raggiungere degli obiettivi, ma la politica è anche non tradire il voto degli elettori. E io ricordo che Giorgia Meloni ha fatto la campagna europea Cambiamo l'Europa, c'erano dei manifesti con Cambiamo l'Europa, ando cazzo la cambia questa Europa, e se non cambi l'Europa fino a quando puoi tradire la fiducia che gli elettori ti danno? Tu in che posizione sei, Cruciani? Io capisco che Mario Giordano debba replicare qui fuori dal coro. No, vabbè, ma non vale. Però non fai replicare Quarta Repubblica a me, ho fatto un parterre di... No, neanche preso il cachet. Ci tengo a dirlo perché Parenzo ha chiesto 3.000 euro per venire qua. Ha chiesto 3.000 euro e noi afuera. Non me ne fate niente. Sono tutti... No, però posso fare una critica a Mario. Io capisco che, come dire, uno debba preservare il proprio zoccolo duro, il suo zoccolo duro è di gente incazzata. Meglio lo zoccolo che deve duro dire, che deve dire duro. No, ma ragazzi, io, fatemi dire quello che penso, se no me ne vado. Mario, giustamente e legittimamente, deve preservare quello che una volta si diceva la sua base elettorale. Che fa il giornalista? Che mi frega, che mi cagli! Aspetta, stai calmo. Anche tu hai una tua base elettorale. Non fare il paraculo. Anche tu hai una tua base elettorale che sono i tuoi telespettatori. E dunque i suoi telespettatori sono incazzati con l'Europa. Poi il motivo per cui sono incazzati con l'Europa non lo capisce nessuno. Non lo sa nessuno. No, non lo sa nessuno alla fine. Sono incazzati per che cosa? Alcune volte legittimamente perché vedono l'Europa qualcosa di lontano, in fin dei conti questa von der Leyen, che poi se tu vai a dire cosa ha fatto di sbagliato, ovviamente uno può fare l'elenco, però poi vai a vedere le cose concrete, ma che ha fatto di sbagliato? L'acquisto dei vaccini. Sì, i vaccini, segreto, sì, sono d'accordo con te. L'acquisto dei vaccini con l'accordo con quello di Pfizer. Il Green Deal che però, porta via le terre agli agricoltori. Mario, vado avanti, stiamo qua fino a domani. Ho capito. Allora quelli che vogliono... Allora diglielo a quelli di Forza Italia, diglielo a quelli che tutti, la vogliono riconfermare, diglielo alla Meloni che la vuole riconfermare. Lo dico a tutti. Ma io non lo so se ha fatto male o bene la von der Leyen. Dico semplicemente che i cittadini la vedono come qualcosa di lontano che nessuno elegge. Ragazzi, è così perché nessuno elegge la von der Leyen, dunque l'Europa secondo me ha questo grande difetto irrimediabile da cui non si può sfuggire. Vabbè. Quello che diceva Sallusti prima è il fatto che viene vista come qualcosa di lontano, come qualcosa di oscuro, qualcosa che non porta vantaggi, e poi concretamente è così. Perché è un vantaggio per le imprese o non è un vantaggio per le imprese? Molti imprenditori che sono qui sanno benissimo che spesso l'Europa è di intralcio su molte normative. Guardate alle cose green, su cui giustamente Mario si incazza. Le cose green portano rogne spesso alle aziende senza magari portare dei vantaggi. Ora io dico che Mario però ha una visione che è dettata dal fatto che deve mantenere l'incazzatura che è in lui ormai da qualche anno, che si è concentrata... No, ma che poi se tu vai a vedere... un pensiero, un'idea, capisco no, che ma... ti sembra strano. Io difendo Giordano. Capisco che ti sembri strano che uno non faccia una cosa... Uno c'ha un'idea, è sbagliata, dimmi che è sbagliata l'idea, no, non ma che difendo io la mia base, cazzo no, è? No, ma tu che difendi ragionamento l'idea è? Che la gente perché si tu debba, non difendi la tua base? A ogni costo attaccare l'Europa, come se fosse... Da vent'anni scrivo libri contro l'Europa, non da oggi. Ho capito, ma qual è l'alternativa? Non dici mai qual è l'alternativa. Migliorare l'Europa come? No, come la migliori l'Europa? Non c'è speranza in questo momento. Ma tu dici bisognerebbe migliorare. Accusi la Meloni di aver detto riformiamo l'Europa, ma come poi? Io dico la Meloni che non deve entrare. A domanda precisa dico la Meloni deve entrare. Ci se sono questa è la maggioranza. Fatemi mettere un po' d'ordine. No. Però poi, Cruciani, Giuseppe, ci sono due opzioni che si stanno giocando in queste ore. Ci sono due opzioni. E io so bene che Mario e Sallusti rappresentano un pezzo non delle loro costituency, diciamo che non c'hanno elettorali, ma di questo che vale anche per la sala degli zuppisti. Cioè i miei stessi zuppisti, ma anche io, sono diviso. Cioè da una parte dico, ma se la Meloni si porta un vicepresidente con un botto di soldi e un botto di deleghe, che fa le cose che dice D'Amato, conviene che ci turiamo il naso, come disse Montanelli sul nostro giornale,
e andiamo anche con questi, oppure tesi di Mario, che molti di quei miei, questi non vengono adesso soltanto da qua, adesso voglio dire, vengono anche un po' dalla zuppa, mettiamoci la verità, anche se c'era Mario questa sera, molti di loro dicono: ragazzi, non perdete tempo, è inemendabile, questa è un'Europa che ci fotte, e noi stiamo plasticamente in questo momento dando delle idee diverse su diciamo una stessa famiglia. Io sono della linea Sallusti, te lo dico subito, perché sono della linea Sallusti, pur essendo uno incazzato così di mio, cioè non voglio è chiaro che non si può non entrare, cioè ha ragione Alessandro su questo, ma secondo te uno può rimanere ai margini come vorrebbe forse la Lega o come vorrebbe Orban senza decidere nulla? Ti è chiaro che è meglio entrare, ti no? Faccio un'obiezione, la politica è fatta di compromessi, mica è fatta di bandiere portate avanti così a Bruxelles come se fossimo Dai, su, posso fare un'obiezione a tutti e due? A tutti e due. Fermo. Che dice? Ma non sono governativo, me ne fotto del governo, figurati. È facile fare gli sfasciacarrozze, no? È semplice. Ma io lo faccio pure ogni tanto lo sfasciacarrozze. Poi qui non è un posto da sfasciacarrozze. Se uno immagina l'Italia che si mette fuori dalla maggioranza europea dicendo vergogna, sì, di nuovo la von der Leyen. Perché è obbligatorio stare nella maggioranza europea? Ma perché per fare cosa? Ma non c'è un obbligo. Ma per fare cosa? Per cercare di per esempio, per non dare le armi all'Ucraina? Per non dare le armi all'Ucraina? Adesso Giordano è pacifista, è diventato pacifista. Per me anche. Fermi qua. Però scusami, allora fammi fare un'obiezione a tutti e due. Poi Veronica, ti prego essere un po' più conciliante, perché tu dovevi far casino, questi invece mi fanno casino da soli. Allora, io voglio chiedere, ma che ti hanno fatto a Polignano? Che c'è? Ma che c'entra Polignano? Tu sei andato, non dovevi andare, tu e Crippa a Polignano, non dovevate andare. Ma ti faccio comodo a fare il governativo. Bravo, qua, bravissimo, se non c'eri tu era un casino. Sarà però l'influenza di D'Amato, che è stato il mio presidente per tanti anni. Ah, ma perché ci abbiamo presidente, ti ha assunto lui? No, non lo so, però... Vabbè.